I veri motori diesel erano quelli che appartenevano alla vecchia scuola, insomma quelli fino ai motori Euro 3. Poi da allora non si è capito più nulla. Perché sostengo i top diesel siano quelli fino ai motori Euro 3? Semplicemente perché c'era un buon equilibrio tra affidabilità, prestazioni ed emissioni. Poi successivamente è scattato l'obbligo di montare dagli Euro 3 agli Euro 4 e soprattutto sull'Euro 5 una serie di dispositivi antinquinamento che hanno rovinato il motore diesel. E che sono serviti solo a nascondere la polvere sotto al tappeto. Con il tempo abbiamo imparato a conoscere questi dispositivi antinquinamento che sono FAP, DPF, EGR e dico purtroppo li abbiamo imparati a conoscere semplicemente perché ci portano delle spie accese come quella dell'avaria motore o magari il depotenziamento del motore e tanti altri problemi che rendono la vita difficile per la manutenzione di un motore diesel. E con il tempo questi dispositivi hanno portato ad ingrassare qualche meccanico disonesto, a consumare più gasolio e magari a far vendere alla gente prima le auto diesel per sfinimento, perché stufi di spendere troppo per la manutenzione di questi dispositivi antinquinamento. E che non funzionano nemmeno, soprattutto in confronto a un vecchio diesel che magari lascia più puzza e più fumo, ma nuoce molto di meno alla salute dell'uomo. Ce lo nascondono, però le auto diesel vecchia scuola, senza FAP e DPF, fanno meno male perché producono meno polveri sottili. Intendo che il PM10, passando per il naso, è in grado di raggiungere la gola, la trachea, si ferma nelle vie respiratorie alte. Mentre il PM2,5 scaricato dalle auto moderne possono invece arrivare ancora più in profondità nei polmoni. Questo è quello che hanno combinato con questi accrocchi. Il FAP, il DPF, non riduce nessun inquinamento, trattiene le polveri sottili per scaricarle successivamente ancora più sottili. Inoltre, a complicare la situazione è anche l'utilizzo sbagliato che alcune persone fanno del diesel perché acquistano un'auto diesel per percorrere pochi chilometri all'anno, tra l'altro in città, e lo sanno tutti che bloccati nel traffico il FAP si intasa perché l'auto non può effettuare la rigenerazione. Ecco perché il diesel dovrebbe essere acquistato da persone che percorrono molti chilometri, in questo modo l'auto può fare la rigenerazione e non si va incontro a questi problemi. Fortunatamente la mia auto non ha l'AdBlue, ma purtroppo nelle auto moderne, come se non bastasse, hanno aggiunto un'altra diavoleria inutile, un accrocchio antinquinamento che dà altri problemi e che se esposto all'aria, alla parte liquida, evapora e rimane un deposito solido che genera i problemi. E proprio per questo bisogna tenere sempre sotto controllo il livello del liquido, oppure la centralina si blocca e anche se rabbocchi l'auto non parte più. Questi sono i killer che hanno rovinato il motore diesel, hanno creato vetture diesel più fragili, con maggiori problemi, cosa che con i vecchi diesel non avevamo. Il risultato è che oggi non ci sono più dei validi motivi per acquistare un'auto diesel, per via di questi accrocchi antinquinamento che ci portano davvero varie problematiche e soprattutto ci svuotano le tasche. Ed ecco, ad esempio, mettendolo a confronto con un'auto a benzina, dove il motore è comunque più facile da gestire e anche il costo è minore, beh, a questo punto la scelta è molto più facile. Un benzina, un GPL, ma comunque il diesel oggi non è più una scelta saggia. E tra l'altro questi diesel man mano stanno scomparendo sempre di più dal mercato, ci sono sempre meno modelli diesel. Beh, sapete cosa mi va di aggiungere? Ma teneteveli voi questi favolosi diesel. Tanto i puristi del diesel possono acquistare un buon usato, un Euro 3, un Euro 4, che risultano sicuramente più affidabili. Tanto lo sappiamo che pian piano ci stanno portando verso una scelta sempre più green, e non mi riferisco all'auto elettrica, ma alla bicicletta senza sellino, solo con il tubo reggisella. A buon intenditor, poche parole. Se avete apprezzato questo video, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Non mi resta che salutarvi e felice anno nuovo!